Uè, bentornati all'Infiltrato, la serie nella quale... Oh, siamo alla 16ª puntata, l'abbiamo capito. Questa è la serie in cui parli di alcune tra le comunità più interessanti, bla 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 bla. E vabbè, allora falla te l'intro, dai. Sì, guarda, la faccio io l'intro che è meglio. Ciao a tutti, mi chiamo Gabriele Orlandini. Oggi parleremo delle comunità più interessanti come Incel, Red Pill, MGTOW e tantissimi altri nomi impronunciabili uniti sotto un'unica bandiera, l'antifemminismo. Solita premessa ovvia, entrambi i sessi possono comportarsi molto male, non di certo solamente l'uomo. Breve, chiaro, conciso. Lungi da me volervi proporre una visione del mondo edulcorata in cui la donna è sempre discriminata e vittima. Però oggi ci concentriamo su quelle community in cui l'antifemminismo, diciamo che tocca dei picchi che sfociano nella misoginia, sfociano nel maschilismo, ma anche in fenomeni sociali a loro modo interessanti da essere approfonditi e conosciuti. Iniziamo il nostro viaggio andando a scoprire magari quali sono le cose in comune tra tutte queste community. La prima cosa, la prima caratteristica la scopriamo già subito nel momento in cui ho dovuto dar fondo a tutte le mie capacità da hacker per superare i loro sofisticati meccanismi di difesa. Al contrario del pensiero unico dominante, sosteniamo che la donna non è il bene, non è la vittima. Sei d'accordo? Sì. Sono dentro. Neo, spostati. Come avrete intuito, dunque, c'è un po' il sentore che la società sia ingiusta e sbilanciata a favore della donna. Ricordatevi sempre che viviamo in quella società dove la vita di una donna vale più della vita di 100 uomini. Questa è la moderna parità ed uguaglianza. La domanda che sorge spontanea è dunque la seguente: in che modo le donne sarebbero privilegiate? Non vi preoccupate perché c'è un listone piuttosto nutrito. Ecco tutti i privilegi che hanno, o meglio, gli abbiamo dato alle donne. Elenco privilegi fino ad ora scoperti, ma la lista è ancora lunga. Me li immagino lì in laboratorio tra le provette o coi maceti nella giungla a scoprire i nuovi privilegi. Sentimentali. È molto più facile per loro trovare il fidanzato perché sono i maschi a dover fare il primo passo e perché, non si sa perché, ovunque vai sono la minoranza, tipo una donna per 10 maschi. Mai stato all'artistico, eh? Relazionali. Con la scusa che la gente le vuole conoscere per scopi loveschi, riescono anche a fare amicizia dalle broccolate andate male. Inoltre sono spesso invitate alle uscite anche se magari non valgono nulla perché fanno fare numero. Fanno numero. Sono dei sacchi di patata. Hai capito? Sacchi di patata. Economici. Volendo, possono avere tutto pagato nei locali. Spesso hanno riduzioni o entrano gratis. I famosi vantaggi economici delle donne. Lavorativi. Come premio per aver trombato bene, grazie ai privilegi sopracitati, gli si regala un anno di maternità. Possono fare lavori che ai maschi sono preclusi, solo grazie alla bella presenza. Suppongo che il muratore non rientri tra questi. Un saluto agli amici muratori. Sessuali. È decisamente meno impegnativo e problematico il sex per loro e in più possono usare il sesso come mezzo per raggiungere o mantenere determinate posizioni lavorative. Però dopo si lamentano del patriarcato. Eh no, eh! Questa non l'accetto! A lavoro nessuno si è mai lamentato dei miei pompi fisici! Con la scusa che sono il sesso debole, si fanno portare valigie e sacchetti, facendo mediamente molta meno fatica degli uomini durante l'arco della propria vita. Sugli autobus le vecchiette si fanno sedere più dei vecchietti. È vero, propongo una petizione all'ONU per eliminare questa ingiustizia. Estetici! Tra gonne, trucchi, mascara, scarpe, calze, tacchi, fondotinta, le donne hanno una marea di modi per barare su quello che madre natura ha dato loro e per aumentare la loro possibilità di piacere. Zì, ma puoi truccarti anche tu? Prova a farlo e a passeggiare di sera agitando la borsetta. Vedrai che riceverai un sacco di apprezzamenti. Spostamenti! Le donne sono facilitate negli spostamenti perché spesso si fanno scarrozzare dai troppo buoni uomini. Quante volte avete visto un uomo scarrozzato da una donna in macchina o in motorino? O un uomo che si fa venire a prendere da una donna sotto casa e le fa pure aspettare mezz'ora perché deve finire di prepararsi? Ho visto centinaia di scheletri di uomini morti nell'attesa. Io stesso, per ingannare il tempo, facevo appostamenti per la polizia mentre attendevo la mia fidanzata.
Come avrete capito, quindi diciamo che non c'è una grandissima stima nei confronti delle donne. La puttana, mestiere più antico del mondo, è sempre gettonato dalle donne quando si tratta di arrotondare. Chissà perché un uomo non pensa mai di arrotondare così, ma cerca un secondo lavoro. Lo so, non penso che ci sia molta domanda al momento. Loro, le donne, difficilmente cercano un secondo lavoro. Fanno prima a divaricare gli arti inferiori, è più divertente e remunerativo. Non lo so, non mi sembra molto divertente passare mezz'ora con un cinghiale sudato che ti sbuffa sul collo. Vogliono i migranti per comandare l'uomo giocattolino. Esistono per questo i dolci cioccolatino negretto, torta negretto, torrone africano e afghan. Ah, lui deve essere un fan di MasterChef. Le femministe hanno distrutto il romanticismo. Oggi vai bene africano o gay. È un poeta lui. Spesso le donne in questi gruppi vengono chiamate con l'appellativo di NP, cioè non persone. Due NP che conosco, una cresciuta in orfanotrofio tra i peggiori maltrattamenti e l'altra cresciuta in una famiglia paragonabile a quella del Mulino Bianco tra le migliori coccole. Entrambe hanno la medesima arroganza e presunzione e si credono di essere chissà chi. Ovviamente stronze all'inverosimile. Com'è possibile il medesimo risultato in due ambienti di crescita l'uno agli antipodi dell'altro? Estrogeni. La componente genetica è molto forte, in genere più del 50%. Se poi aggiungi un ambiente simile fuori da quello familiare, i conti tornano, almeno per me. Il problema è l'utero, perché le donne non sono persone. A questo punto vi starete chiedendo che tipo di gente gira su questi forum, su questi gruppi. Ma in realtà molti sono anche simpatici, cioè non sono tutti incattiviti. Comunque sono mediamente giovani, svegli e nativi digitali. Cioè, non stiamo parlando dei complottisti fuori di testa che abbiamo visto anche negli altri video, comunque è gente con cui ci puoi parlare, che ragiona, anche se hanno degli ideali che secondo me non stanno né in cielo né in terra. Non dicono neanche solo cose fuori dal mondo, cioè, ad esempio, la cosa dei pronomi per i mestieri, cioè, io sono d'accordo. Però poi c'è sempre quella componente macista, come quando si mettono a vantarsi tra di loro di come hanno risposto ad una. Poi sto classismo da 1600, cioè. Poi c'è sta atmosfera di frustrazione. E non lo dico io, C'è tanta gente che fatica ad avere una relazione qui. Non che sia una giustificazione per poter parlare in questo modo, parlando delle donne come dei cani. Comunque, l'ho già detto che sono simpatici. Prima di passare ad analizzare le varie correnti online, Red Pill, Incel, MGTO, un aspetto che è interessante da approfondire è come si relazionano con i media. E qui passo la parola a Gabriele, che già lo fa di mestiere su TikTok. Iniziamo la nostra carrellata di notizie con una sul calo delle nascite. A Como nel 2020 il record negativo storico di nascite, meno il 30% in 10 anni. Ci sono stati dei commenti fantastici, ne leggiamo uno. Riprende una parte dell'articolo dicendo che comunque in Italia c'è un calo delle nascite perché è difficile avere un lavoro stabile e un figlio a un costo esagerato, insostenibile per molte coppie. E lui spiega il perché. In Africa, nonostante vivano nelle capanne, hanno da 5 figli in su, in media. E lì ci sono condizioni di vita estreme. Mentre in Finlandia, attenzione, ci sono pochissime nascite nonostante ci siano anche le agevolazioni come in Italia, e mette anche un link ad un articolo. Ciò che dice che il reale calo della natalità è per colpa di una bestiale ipergamia femminile, perché le donne come padri vogliono dei modelli imprenditori. E poi, cosa gravissima, dice, molte ragazze si definiscono child free, ovvero che non vogliono avere figli. Ma come osano queste persone? Ma Paola Egono, una pallavolista italiana, dice che ogni giorno mi rendo conto di quanto sia complicato essere donna. I commenti ovviamente sono patetici. Viva la difference. Viva il femminismo suprematista, quello del vittimismo e dei privilegi, perché pensano che la donna abbia più privilegi dell'uomo. La solita piteca infuriata, niente di nuovo. Qui c'è anche un po' di razzismo, perché il piteco è un genere di scimmia della famiglia dei colobi, quindi l'ha paragonata anche una scimmia. Vai miniera, poi ci vieni a parlare di quanto fare la pallavolista donna sia difficile. Allora vado a quelli miniera e dico: andate nell'antico Egitto quando venivano schiavizzati e vedete com'è difficile lavorare. Cioè, ma che paragoni sono? Nel suo paese d'origine probabilmente sarebbe infibulata. Forse dovrebbero pensarci su, ringraziare l'uomo bianco occidentale e Dio per un destino di ricchezza e libertà. Perché ovviamente ogni donna può avere ricchezza e fama solo grazie agli uomini, no? Non può crearsi una strada da sola. Non abbiamo riflettuto abbastanza sulle tecniche di manipolazione di cui le donne e la stampa sono maestre. Bisogna istruirci e istruire sulla manipolazione di cui siamo fatti oggetto. Sì, guarda, è ovvio
che ci sia la manipolazione da parte delle donne. Scusate, mi viene da ridere. Immagino lezione di non essere manipolati dalle donne. Altra notizia: il femminicidio rappresenterebbe il 60% degli omicidi totali del nostro paese. La cifra dei femminicidi è pure gonfiata d'arte. Non sapevo che ci fossero degli statisti qui. Ah, quanto le vorrei gonfiare io, ma badilate sui denti però. Cioè, questi odiano proprio le donne, ma in una maniera pazzesca. Nonno 82enne violenta nipote di 16 anni per tutta la notte. Il commento: aspetta, quindi lei è riuscita a registrare il fatto ma non a scappare? Un 16enne non riesce a scappare da un 82enne? È riuscita a prendere il telefono al comodino, aprire l'app video e sai cosa, e avviarla mentre il nonno la prendeva brutalmente? Non funziona sempre così, eh? Non ci deve essere sempre la forza, nel senso che che vieni bloccata, eccetera, perché arriva un meccanismo inconscio di preservazione, perché a volte si ha paura di reagire per evitare danni ancora maggiori. Ci sono mare di denunce di questo tipo alquanto strane. Molte prima si fanno per bene e gli piace, dopo denunciano di essere state violentate. Scommetto che il commento l'ha scritto un uomo, non capendo che le persone, avendo avuto un trauma, riescono a elaborarlo nell'arco degli anni e riescono a denunciare solo dopo. Spesso dormiva lì a quanto pare, magari il nonno le faceva regalini, poi l'ha chiesto di più, non ha detto no e l'ha fatta pagare. Cioè, questo si è creata la storiella in base al nulla, e secondo lui è così. Cioè, boh, credo sia stato abbastanza. Passo la parola al canale di Gross. Grazie Gabriele, in descrizione trovate tutti i link per seguirlo sui suoi social. Io vi invito a iscrivervi al mio canale se non siete iscritti e ad attivare la campanellina. Anche perché, sorpresa, per stavolta la puntata la spezzo a metà. Finisce qui, voglio provare a fare dei video un po' più corti. Quindi la seconda metà la troverete settimana prossima, sempre su questo canale. Quindi se non volete perdervela, iscrivetevi, attivate la campanellina, io ve lo dico. Ciao, alla prossima.